Nel cuore dell'estate, Rocca Imperiale, benessere, salute e sport sono state le parole chiave del primo evento Il Trekking Urbano si tinge di rosa. La salute, lo sport, la prevenzione è uno di quegli argomenti di cui in questa stagione amministrativa ci occuperemo in maniera incisiva ed importante. Iniziamo da qui, è solo una prima battuta di tutto quello che avverrà nei prossimi mesi, perché ci crediamo profondamente. Il sistema sanitario in genere vive un momento di grande difficoltà e noi dalla periferia, con queste iniziative, vogliamo tenere alta l'asticella e soprattutto l'importanza su un argomento di così grande sensibilità. La manifestazione, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Federiciani Runners, ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione. Quest'anno abbiamo deciso di inserire all'interno del nostro cartellone estivo degli eventi che si concentrano sul ruolo della donna e sui diritti delle donne, e abbiamo deciso di concentrare questo 24 agosto sulla prevenzione del tumore al seno, e quindi dedicandoci ulteriormente alla figura femminile, ma abbinando la prevenzione, quindi la cultura della prevenzione, a quella che è la cultura dello sport e dell'attività fisica, attraverso questo trekking urbano che dal lungomare, attraverso le vie della Marina e del centro storico, arriverà al nostro Castello Svevo. Io lavoro in ospedale, quindi sono problemi che vedo tutti i giorni, e quindi ho pensato di fare appunto queste giornate per dare un aiuto ai cittadini, soprattutto a quelli che non hanno la possibilità di spostarsi, perché molte persone evitano di fare prevenzione anche perché non hanno possibilità di spostarsi. La prevenzione è fondamentale per evitare altri rischi su quello che accade ogni giorno, insomma. L'evento sportivo e sociale ha registrato un'ampia partecipazione di cittadini, per lo più donne, e nella sola mattinata sono state effettuate circa 50 mammografie.